Si stringe la morsa dell'esercito iracheno intorno a Fallujah, la prima città conquistata dall'ISIL nel 2014. Le forze governative colpiscono da giorni le postazioni dei jihadisti nella zona. Nella località sunnita, che si trova a circa 50 km a ovest di Baghdad, sono intrappolate decine di migliaia di civili e l'ONU e la Croce Rossa hanno lanciato appelli ai combattenti perché li tutelino. La questione fondamentale della battaglia di Fallujah è come proteggere i civili che si trovano in città, afferma un portavoce delle forze di difesa popolare. Le famiglie sono ostaggio dell'ISIL. La nostra priorità in questa battaglia è proteggere i civili e liberarli dall'ISIL. L'ONU ha espresso più volte preoccupazione per la situazione a Fallujah, i cui abitanti sono a corto di viveri, acqua ed elettricità. Anche il leader religioso sciita al-Sistani ha chiesto al governo e alle forze sciite alleate di risparmiare i civili.